Ed eccoci con la seconda confezione Premium Collection, quella dedicata a Garchomp. L'altra volta ci eravamo aperti quella di Salamence, che trovate in descrizione e linkata qui sul video, ed è andata meh. Stavolta speriamo di rifarci alla grande. Drop it. E siamo carichi con la nostra Mega Garchomp Extra Premium Collection, perché per quanto è grossa non ci sta neanche nella inquadratura. Io comincio ad aprirla come al solito. Questo è il punto più facile di apertura. Vi ricordo che questa confezione contiene, oltre le due carte promo di Salamence e di Garchomp e Mega Garchomp, anche 8 bustine, la carta jumbo, la monetina, il legame mentale e un fantastico playmat o tappetino, che dir si voglia, da gioco. Là. Ecco fatto. Confezione che si può aprire, anche se è tutta strappata, ragazzi, non ne sto accorgendo adesso. Sembra come se l'avessero aperta prima. Speriamo che non sia così, Via l'involucro, che ci mostra tutto il suo contenuto. Questo che vedete sullo sfondo è il tappetino da gioco. E come sempre le due carte X sono incastrate, anzi direi incastonate, sulla parte superiore della scatola, e sarà come sempre un po' complesso toglierle, infatti probabilmente staccherò un momento l'inquadratura. Eccoci qui, dopo aver già rimosso tutto. Intanto c'è la carta codice per sbloccare le carte online, e ci sono le carte di Garchomp e Mega Garchomp e legame mentale. Garchomp intanto è un Pokémon con 180 punti vita, un attacco di tipo lotta Shred, infligge 30 danni. Questo attacco non è affetto da nessun effetto attivo sul Pokémon avversario. Il secondo attacco Hyper Beam o Iperraggio, infligge 100 danni a ben 4 energie, di cui 3 specifiche, una acqua e 2 lotta. Lancia una moneta, se esce testa scarta un'energia assegnata al Pokémon attivo avversario. Niente di che. Poi abbiamo il legame mentale, che ci permette di mega evolverlo in Mega Garchomp X con 210 punti vita, un solo attacco sempre a 4 energie, 3 specifiche, 2 lotte e un'acqua. Infligge 180 danni. Questo Pokémon infligge 10 danni a se stesso per ogni danno presente già su di esso. Ma se ha 100 danni sopra, praticamente si ammazza quasi da solo. Vabbè. Devo dire che come carta il Salamence dell'altra volta è molto più giocabile. Poi abbiamo anche la monetina con il volto di Mega Garchomp. E quindi ci sono rimaste le buste da spacchettare. Intanto togliamo la plastica. La carta jumbo di Mega Garchomp possiamo accantonarla momentaneamente, tanto è la stessa carta che abbiamo visto poco fa. Abbiamo 8 buste, come sempre, Colpi Furiosi, Primal Clash, Breakthrough, Backpoint, Steam Siege con 2 buste, là, Servation ed Evolution, sempre con 2 buste, stavolta entrambe di Blastoise. Ed infine, altro pezzo forte a mio avviso, è il tappetino, che ora vedremo in tutta la sua completezza. E voilà! Il playmat di oggi è Mega Garchomp. Fantastico, anche questo ci propone il Pokémon quasi in primo piano sulla destra, questo flusso di energia incanalato in questo corridoio blu, fino a portarci alla sagoma completa del Pokémon Mega Evoluto. Bene, non ci resta che aprire le 8 buste. Ed eccoci qui con i nostri prodotti da spacchettare. Sono 8 buste. Le teniamo qui. Dovrebbero vedersi. Abbiamo anche il nostro Garchomp con la sua mega evoluzione a farci compagnia. Come sempre partiamo dall'espansione più vecchia, che è Colpi Furiosi, che potrebbe, se è di buona giornata, regalarci un Lucario Full Art. Proprio al limite, proprio se non può, potrebbe regalarci anche un
Ecco. Magari se ci regala le carte, visto che non escono, regalarci un... Ce la posso fare, un Sismito Dex. Cominciamo da Eevee. Clefairy. Plusle. Machop. Golette. Prima non comune, Joe Fossil. Seconda non comune, Pokémon in colore, un Vigoroth. La terza è un'energia erba, che un'energia speciale erba, che tra l'altro ne ho solo una, quindi non è granché, però va bene. La reverse è una comune di tipo incolore ed è un Patrat. E la rara è di tipo lotta ed è un Machamp olografico. Perde Machamp. Cominciamo con una holo stavolta. La Primal Clash cosa ci porterà? Il codice 1, 2, 3. Prevedo un Ancient Rit, poi la butto lì, poi magari mi sbaglio, anzi sicuramente. Feebas, Illumise, Slugma, Hippopotas, Nidoran, Bibarel, Scorched Heart, Electric, l'ancetrite c'era, anche se non comune, la reverse è una comune di tipo fuoco ed è un Vulpix, se la rara è di tipo folletto ed è un Azumarill che mi ha perseguitato a morte con l'apertura del box, non so se ve lo ricordate quando aprimmo il box di Primal Clash. Magari vi metto il link qui da qualche parte perché... Brrr, ho ancora i brividi. Backthrough con Mewtwo. Il codice che stavolta era al contrario. Trick. Fennekin. Pancham. Mew. Senshu, Suinab, Quilladin, Behiem, Seeking, la reversa abbiamo già visto che è un Kirlia, e la rara di tipo erba, ed è un Parasect misericordiosamente scarauso. Breakpoint. Queste collector giganti puzzano, devo dire, eh. Il codice. Il nostro trick. Siamo già a metà collezione da aperta e non abbiamo trovato un accidente. Electabuzz, Staryu, Blitzel, Numel, Shinx. Durant, Luxio, Cricketon, reverse comune di tipo Psycho Phantom, e oh, finalmente si tratta di Full Art, a occhi e croce mi ricorda un Espeon numero, qualcosa del genere, è la numero 121 di 122 ed è un Ho-X Full Art. Vabbè, poteva andarci meglio, a Breakpoint ci stava qualcosa di meglio certamente, però dai, per il momento forse già ci siamo ripresi alla pari con il box di Garch, di Summons. Vediamo un po' come proseguiremo. Steam Siege. Sento che stiamo migliorando, dai, sento che potremmo battere il Salamence Box. Hoppip, Sneasel, Mantin, Mankey, Yanma, Gardevoir Speedlink, Drifblim, Zweilous. La reverse è una comune di tipo incolore de Meow. E la rara di tipo acciaio buio, non può essere che Bisharp, infatti è un Bisharp olografico.
Steam Siege numero 2. Ed arriviamo a tre quarti della nostra apertura. E ci lasciamo alle spalle due holo e una full art. Rufflet, Chimchar, Deino, Tangela, Krogank, Fluffy, oh, Monferno, Anorith, la Reverse è una comune di tipo fuoco ed è un Chimchar, e la rara di tipo buio, è uno Zyrus, Ondra, no, è un Yveltal olografico, buono. L'altra volta abbiamo trovato Xerneas, se non erro, stavolta è Yveltal che pareggia un po' i conti. Siamo Evolutions, il fanalino di coda, per così dire, non per importanza, ma per quanto sgustate di questo Mega Garchomp Box, che potrebbe riservarci forse delle sorprese, staremo a vedere. Via il codice, 1, 2, 3, via di trick. Startiamo con Poliwag, Tangela, Voltorb, Energia Folletto, non male. Onix, Venusaur Spitlink, Energy Retrieval, ops, Nidorino, la Reverse ho intravisto, è un Pokémon di tipo acqua ed è comune, ah no, è un raro, è Gyarados Reverse, e la rara di tipo psico fa che sia Mew, ed è Mew, meno male, mi sono salvato in Extremis con una rara che mi serve. Buono. Evolution numero 2 che chiude tutto il Mega Garchomp Premium Collection. E speriamo di chiudere in bellezza. Abbiamo trovato 4 holo. 4 holo e una ex full art. Seal, Poliwag, Tangela, Voltorb, un'altra energia folletto. Stiamo esagerando. Poliwhirl, sempre presente, Revive, Slowbro Spirit Link, la Reverse è una comune di tipo acqua ed è un Poliwag di nuovo, e la rara è di tipo acqua ancora ed è uno Starmie raro, là. Abbiamo finito in bruttezza, alla fine ci siamo, diciamo per così dire, salvati con un OX Full Art. Le collector, non dico che c'è una che prevalentemente ha vinto a parità di sbustate tra le due, probabilmente preferisco questa, anche se di là ho trovato un paio di carte interessanti che non erano appunto X. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, ci vediamo presto con un nuovo video, ciao!